Non mi ricordo più cos'altro c'avevo da dire. Il bigino oggi non me lo sono portato, ce l'avevo scritto qua sul cellulare. Ciao ragazzi, bentornati nuovamente per il workout del mercoledì. Ci avete chiesto nei giorni scorsi non soltanto di far vedere cosa fare, ma anche come farlo, quindi ho chiesto a Giulia e Silvia, che avete visto nella recensione delle Adidas SL20, di aiutarmi nello spiegare al meglio come effettuare il workout. Ovviamente loro sono le prime armi e soprattutto non avevo dato loro istruzioni dettagliate, però comunque le due ragazze vi aiuteranno ad avere un'idea su come effettuare questo workout. A chi me l'ha chiesto, la risposta è abbastanza semplice: non ho ancora effettuato la recensione del video su come correre sul tapis roulant, semplicemente perché da 10 giorni non mi è ancora arrivato, quindi appena arriverà, sarà questione di ore, sarà questione di giorni, lo farò e vi spiegherò al meglio come usare il tapis roulant, quale tecnologie e quali scarpe utilizzare per sfruttarlo al meglio. Però domenica è arrivata la buona notizia del primo ministro Conte, finalmente potremo correre, quindi Andrea e Cesare vi spiegheranno nei prossimi giorni come effettuare gli allenamenti. Ovviamente loro avranno una prospettiva diversa, però sicuramente entrambe interessanti, e quindi non vedo l'ora di pubblicare il video con i loro consigli. Lato personale, sono invece ancora indeciso se effettuare una recensione di GPS o di scarpe. Per ora sono confinato nel giardino fino al 4 maggio, così purtroppo stanno le cose. Comunque nei prossimi giorni mi ingegnerò per spiegarvi qualcosa di interessante e farlo al meglio. Ora vi lascio il workout del mercoledì, non tornerò qui anche perché qua piove. Comunque state forti, nei prossimi giorni si riuscirà a correre, quindi good luck e mi raccomando, seguiteci ancora per le prossime avventure. Bene, ciao Max, ciao a tutti. Ultima settimana di quarantena, poi aprite le gabbie, il 4 maggio liberate le gabbie e io sono pronto per riuscire a correre. Prossimo video domenica, credo, come ripartire a correre, perché anche lì bisogna stare attenti. Questo qua è il mio giardino, in 8 anni non ci sono mai stato così tanto come per registrare questi video del mercoledì. 4 anni quando ero piccolino appena nato e 4 anni adesso. Forse davvero l'ho sfruttato di più adesso che prima. Unica zona di libertà un po' carina dove fare i video. Ricordatevi nell'esercizio di oggi, nel workout, di fare sempre un po' di corsa sul posto, corsa a navetta, bassa intensità, oppure le 10 serie da 30 secondi, 40 secondi, se vi siete allenati anche di 1 minuto di corda, così almeno da avere preparato già il corpo per fare l'allenamento di oggi. Altra cosa, ricordatevi sempre slanci frontali e slanci laterali, che poi saranno quegli esercizi che vi accompagneranno per tutto il periodo quando farete poi i lavori in pista o per strada. In pista semmai ce le riapriranno. Comunque, ultima settimana, workout del mercoledì. Lo facciamo così. È un allenamento che io faccio nel periodo invernale, simile, non uguale, per non andare a infrangere il copyright del mio coach. Faremo così. 4 volte 30 secondi di skip alto, quindi portare le ginocchia al parallelo. 1 minuto di recupero tra una serie e l'altra. Per chi è più allenato, chi già lo fa, 4 serie da 45 secondi / 1 minuto. Recupero sempre 1 minuto, lo teniamo. Vi chiedo di tenere la cadenza molto alta, quindi molto molto veloci a fare l'esercizio. Mi raccomando, sempre le ginocchia al parallelo. Finito questo, recuperiamo 2-3 minuti, facciamo 4 serie da 45 secondi di calciata dietro, quindi tirare i talloni al sedere. Questo esercizio, l'unica cosa che vi dico è di controllare le braccia, di portarle su in alto come se stessimo correndo, quindi tenere un buon angolo di 90 gradi delle braccia e portarle su. Semplice semplice, 45 secondi di lavoro, secondo me riuscite ad arrivare anche a 1 minuto, non di più, 1 minuto e 10 massimo, 1 minuto di recupero e sono 4 serie. Finito questo, facciamo i calf, quindi sono esercizi per i polpacci, ci mettiamo contro un muro, schiena dritta e ci tiriamo sulle punte, strizziamo il polpaccio, rimaniamo in posizione e scendiamo. 10-12 ripetizioni.
Se vi sembra che l'esercizio sia troppo semplice, fate così, mettete una gamba dietro e salite, quindi fate il lavoro solamente su una gamba, così è sicuramente più pesante. Mi raccomando, arrivate fino alla massima estensione, gamba tesa, polpaccio strizzato e dopo ritornate in posizione. Non abbiate fretta a fare l'esercizio, quindi lento e controllato. Ultimo esercizio, 4 volte fino a cedimento, quindi fino a che non ce la fate più, di wall squat, quindi squat al muro isometrico. Io al basket la chiamavo sedia elettrica, l'ho sempre odiato. Vi mettete, cercando di controllare bene gli angoli delle gambe, 90 gradi del ginocchio, schiena dritta. Se volete che l'esercizio diventi un pochino più tosto, tirate le braccia verso l'alto, okay? Rimanete in posizione, tenete sempre la schiena anche se siete appoggiati al muro, non stortatevi, non cercate, pianta del piede bella salda terra e tenete al massimo. Io le prime volte faccio fatica a tenere i 40-45 secondi, quando sono mediamente allenato l'ho fatto 2-3 volte, arrivo anche a tenere 1 minuto e 15, quindi 4 serie, però comunque a cedimento. Se riuscite a tenere 30 secondi, tenetevi 30 secondi, recuperate 1 minuto, dopodiché partite con la seconda serie. Allenamenti molto semplici, fateli perché siamo pronti per iniziare a correre, quindi abbiamo fatto un po' di potenziamento adesso, poi sicuramente il potenziamento lo riporteremo nella corsa da lunedì in avanti. Ciao!